Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di griglia e più precisamente parliamo di come accendere il fuoco. Questa operazione ci è facilitata tantissimo dall'utilizzo di accendifuochi naturali oppure diavolina. Apro una parentesi, non usate la diavolina. Tra l'altro poi la carne prende pure puzza di petrolio, quindi, o anche la verdura. Usate quelli naturali che vanno meglio. Questi ci facilitano veramente la vita, però sarà capitato anche a voi di non averne a disposizione. Come facciamo ad accendere il fuoco senza un accendifuoco? Qualcosa che ci aiuti a sviluppare la fiamma iniziale? Oggi vedremo proprio questo, un metodo che funziona al 100% testato dal vostro uomo di casa. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, come vedete io qua ho solo legna grande, legna un pochettino più piccola e nient'altro. Come procediamo in questo caso? Ovviamente se non abbiamo la legna piccola dobbiamo tagliarcela, quindi dobbiamo fare dei pezzettini più piccoli di legno. Dopodiché l'unica cosa che ci servirà sarà o un coltello molto tagliente oppure ancora meglio un cutter, perché il coltello è molto meno efficace. Se avete un cutter è l'ideale. Qual è il concetto di questo metodo? Dobbiamo andare a tagliare, seguendo la venatura del legno, alcuni pezzettini piccoli, dei trucioli, dai nostri pezzettini piccolini di legno. Quindi ci mettiamo lì con la santa pazienza e cominciamo a scagliare il nostro legno fino a quando non abbiamo ottenuto un bel mucchietto di trucioli di legno. Comunque adesso ve lo faccio vedere, anche se un po' velocizzato, in modo che possiate capire che cosa intendo. Quindi, con un po' di pazienza, ma neanche tanta perché io ci avrò messo 10 minuti, siamo riusciti a ottenere un mucchiettino di trucioli di legno. Questo mucchiettino sarà fondamentale per accendere il nostro fuoco. Quindi li mettiamo tutti da qualche parte, io uso la ciotola del cane, quindi in un posto dove li possiamo tenere a portata di mano. E adesso passiamo o nella nostra griglia o, se siamo all'aria aperta, dove vogliamo, ad accendere il nostro fuoco. Adesso che abbiamo tutto, quindi legno grande e legno piccolo, passiamo alla costruzione, ed è una vera e propria costruzione, del nostro fuoco. Cioè dobbiamo creare una struttura all'interno della quale passi dell'aria. Come vedete, io metto i legni piccoli a mo' di torre, creo questa torretta di 5 o 6 livelli e poi all'interno vado a metterci tutti i nostri trucioli, o la maggioranza, quelli che ci stanno. Poi, come vedete, io utilizzo i fiammiferi. Una bella idea che vi posso dare è quella di, all'interno dei trucioli, buttare, se ne avete, tre o quattro fiammiferi. Qualcuno con la capocchia rivolta verso l'alto e qualcuno con la capocchia rivolta verso il basso. In questo modo, quando il fuoco arriverà al fiammifero, il fiammifero gli darà un bel booster che lo porterà a bruciare meglio. Adesso accendiamo e vediamo che succede.